1-14 novembre 2021. L'Associazione San Benedetto presenta la mostra Il Cenacolo Leonardo da Vinci, dalle crepe la luce. La mostra è stata realizzata dall'Associazione Rivela di Verona nel 2019 in occasione del 500° anniversario della morte di Leonardo da Vinci. La mostra si suddivide in alcune sezioni, la prima delle quali ci parla della vita di Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci nasce appunto a Vinci nel 1452 da Ser Piero da Vinci, notaio 24enne, nobile, e da una donna del popolo, una certa Caterina, che per questo motivo non poté mai sposare Ser Piero. Leonardo vivrà per 16 anni in questa casa di campagna dei Da Vinci, insieme al nonno Antonio, allo zio Francesco e al sacerdote che lo aveva battezzato, un certo Don Piero. Fin da piccolo è evidente la sua genialità e la sua intelligenza fuori dal comune. A circa 4 anni impara, per gioco, a scrivere con la sinistra e alla rovescia. Una caratteristica importante di questo ragazzo è la sua passione per la realtà, per l'osservazione della realtà fin nei particolari e l'esigenza di chiedersi il perché delle cose. A 16 anni, alla morte del nonno, Ser Piero porta Leonardo a Firenze, la grande città gestita dalla Signoria dei Medici. A Firenze introduce Leonardo nella bottega del grande Verrocchio, un pittore molto importante di quel tempo. E in questa bottega Leonardo potrà dimostrare le sue grandi qualità artistiche, tanto che il Verrocchio gli permetterà di mettere mano a un suo quadro, Il Battesimo di Gesù, dove Leonardo dipingerà questo bellissimo angelo con i capelli ricci vaporosi e soprattutto notiamo la ricercatezza nel dipingere l'acqua che lambisce i piedi di Gesù e di Giovanni. L'interesse per l'acqua fu uno dei grandi interessi nella vita di Leonardo. Un altro importante lavoro che Ludovico il Moro commissionò a Leonardo fu appunto il Cenacolo, il tema di questa mostra, l'ultima cena che Leonardo dipinse su un muro del refettorio del convento dei Frati Domenicani, che si trova proprio accanto a questa chiesa di Santa Maria delle Grazie. Anticamente questo luogo si trovava alla periferia di Milano ed era un luogo caro a Ludovico perché qui era seppellita la moglie Beatrice e il terzogenito, che erano morti al momento del parto. Ludovico poi desiderava trasformare questa chiesa in un mausoleo di famiglia. Ecco il refettorio dei Frati Domenicani come si presenta oggi. Il dipinto di Leonardo appare a circa 3 metri di altezza, perché i frati, quando entravano in questo luogo e si mettevano a mangiare, potessero in ogni momento alzare lo sguardo e guardare la scena. Sulla parete di fronte all'ultima cena di Leonardo, un altro pittore, il Montorfano, a partire dallo stesso anno, 1495, iniziò ad affrescare la sua crocifissione di Gesù. Come potete vedere, i due dipinti hanno avuto una sorte ben diversa. La crocifissione del Montorfano, essendo un vero e proprio affresco, cioè dipinto sull'intonaco ancora fresco, ha mantenuto i suoi colori vivaci, mentre l'ultima cena di Leonardo, dato che lui aveva utilizzato una nuova tecnica sperimentale con tempera grassa a secco, ha cominciato poco tempo dopo il suo lungo e inesorabile degrado. Per il suo dipinto, Leonardo avrà avuto sicuramente l'aiuto del priore dei Frati Domenicani, Vincenzo Bandello, un fine teologo, che lo avrà guidato nella scelta delle simbologie e degli elementi da rappresentare. Come potete vedere,
Leonardo dipinge una grande stanza al piano superiore, come è detto nei Vangeli. E questa stanza, dipinta sul muro, ha un volume pari al vero refettorio dei frati domenicani, quasi Leonardo volesse permettere ai frati di immedesimarsi in questa scena. Che cosa rappresenta in questa scena Leonardo? Il minuto successivo alla frase di Gesù: uno di voi mi tradirà, e fissa le reazioni degli apostoli, i moti del loro animo a questo annuncio sconvolgente. Nell'ultima cena Leonardo si basò fortemente sulla simbologia del numero 3 e del numero 4. Tre sono le finestre dietro Gesù, tre per ogni lato sono le porte, 3 per 4, 12, il numero della totalità. 36 sono i riquadri del soffitto a cassettoni, il 36 è un numero dato da il 3 per 4, 12, 12 per 3, 36. Tutta questa simbologia aveva forti richiami nell'epoca di Leonardo. Ed ora andiamo a vedere più da vicino gli apostoli. Accanto a Gesù troviamo il primo gruppo. Gli apostoli vengono rappresentati in quattro gruppi da tre ciascuno. Nel primo gruppo, il primo accanto a Gesù, un po' nascosto, è Tommaso, con il dito alzato verso il cielo, quasi a dire che queste parole di Gesù sono una volontà divina, ma è lo stesso dito che lui mise nel costato di Gesù dopo la risurrezione. Accanto a Tommaso abbiamo Giacomo, il maggiore, con queste braccia aperte, come a disegnare sul suo corpo la croce. Lui, infatti, fu il primo degli apostoli a essere martirizzato. Poi abbiamo Filippo. Filippo era un uomo buono, si porta le mani al cuore, ha uno sguardo addolorato per l'annuncio che ha fatto Gesù. Ed ora vediamo il secondo gruppo di apostoli. Troviamo Matteo con queste braccia rivolte verso Cristo, che discute con Taddeo e Simone lo Zelota. I tre sono sconcertati da questo annuncio che fa Gesù. Dall'altra parte del tavolo troviamo Bartolomeo, che alle parole di Cristo fa un balzo addirittura alzandosi in piedi e tenendo le mani sul tavolo. Accanto a lui abbiamo Giacomo il minore, che tiene unito il gruppo allungando il braccio e mettendo una mano sulla spalla dell'amico Andrea. Molto significative le mani di Andrea, questi palmi sollevati come a dire: io non ne so niente, io non c'entro. Ed ora arriviamo al gruppo principale di questa scena. Abbiamo vestito di azzurro Pietro. Pietro si sta allungando verso Giovanni per chiedergli: tu che sei il preferito da Gesù, chiedigli chi è il traditore. Perché Pietro è l'uomo istintivo, impulsivo, che vuole farsi giustizia da sé e già impugna un coltello. Giovanni, che Leonardo per la prima volta in un'ultima cena non pone, come hanno fatto molti altri pittori, con il capo sul petto di Gesù, ma lo stacca completamente da Gesù, creando come un vuoto tra lui e il Cristo. Giovanni accetta, si abbandona alla volontà divina, e lo dimostrano quelle mani giunte che presenta appunto sul tavolo. E infine abbiamo Giuda. Scrisse il Borromeo: lo fece fosco, con gli occhi incavati. Giuda, all'annuncio di Gesù, fa un balzo all'indietro e, facendo così, rovescia il salino, presagio di sventura. Impugna già con una mano il sacchetto delle 30 monete d'argento, il prezzo del suo tradimento, e con l'altra mano, speculare a quella di Gesù, sta per ricevere il boccone intinto nel piatto. Subito dopo uscirà da questa stanza e andrà a riferire ai soldati, dove potranno arrestare Gesù. Ed ora osserviamo lo sguardo di Cristo,
Cristo nella scena è rimasto solo, allo sguardo triste, preoccupato e consapevole di ciò che lo attenderà. E Leonardo dipinge alle spalle di Cristo questa colonna che si è visto che corrisponde esattamente sulla parete opposta del refettorio al legno della croce sulla quale verrà crocifisso. La curatrice della mostra ci ha detto che Leonardo utilizzò lo stesso modello per dipingere il Cristo e Giuda. Come potete vedere, lo sguardo di Gesù è completamente diverso da quello di Giuda, quasi a dirci che in Giuda entrò Satana, che sconvolse anche i suoi lineamenti fisici. Questo quadro del Gianpietrino, che risale al 1520, cioè circa 20 anni dopo il termine del dipinto di Leonardo, ci consente di ritornare all'originalità di quello che doveva essere il dipinto leonardesco. Quindi notate i colori vivaci, i piedi degli apostoli, compresi quelli di Gesù, irrimediabilmente persi perché nei secoli i frati domenicani a un certo punto decisero di aprire una porta in corrispondenza proprio dei piedi di Cristo per entrare più comodamente nelle cucine. Il Gianpietrino e gli altri pittori che hanno copiato l'opera di Leonardo ci permettono di gustare la vivacità dei colori e degli elementi che sicuramente erano quelli voluti da Leonardo, irrimediabilmente persi a causa della sua scelta di dipingere a secco sul muro del refettorio, un muro posto a nord, quindi già di per sé favorevole all'umidità, e in più un muro che dava sulle cucine. Questa scelta causò il degrado irrimediabile, lo sgretolarsi del colore nei secoli successivi. Ci furono vari restauri, diversi pittori posero mano al dipinto di Leonardo, creando nuovi colori sopra all'impianto leonardesco. Siamo arrivati all'ultimo restauro intorno agli anni 70, un restauro importantissimo realizzato dalla importante restauratrice Pinin Brambilla, che rimase sui ponteggi del refettorio a ripulire il dipinto per più di 20 anni, restituendoci in parte la bellezza dei colori di Leonardo. Nel quadro del Gianpietrino possiamo osservare meglio gli elementi che Leonardo pose su questa lunga tavola. Ci sono i pani, c'è la frutta, i frutti che ricordano il giardino dell'Eden, l'albicocca per esempio, e poi abbiamo i bicchieri di vino. Pani e vino sono molti, quasi a ricordare uno degli ultimi miracoli di Cristo, la moltiplicazione dei pani. Questa tavola, che è la tavola di Pasqua, prefigura la tavola dell'Eucaristia, il pane distribuito a tutti. Proprio in occasione dell'ultimo restauro venne trovato in corrispondenza dell'occhio di Cristo il buco per un chiodo che sicuramente Leonardo ha utilizzato per tirare le corde e dargli modo di avere le linee prospettiche per creare il suo dipinto. In particolare osserviamo la linea d'orizzonte che tocca tutte le teste degli apostoli, chi un po' sopra, chi un po' sotto, le tocca tutte tranne una, quella di Giuda. È come se Giuda avesse voluto lui ritrarsi, togliersi da questa comunione per il gesto del tradimento che ha compiuto. Dopo l'esperienza milanese, Leonardo ritornò a Firenze e tra l'altro, tornando a Firenze, fece una scoperta per lui sconvolgente. La sua nutrice, Caterina, era morta e scoprì che era proprio sua madre. Gli venne commissionato in quel periodo il ritratto di Lisa, la moglie di un certo Bartolomeo del Giocondo, e pare che lui, dipingendo questo volto, ricercasse il volto della madre. Tanto è vero che questo quadro lo tenne sempre con sé, non lo abbandonò mai fino alla morte. Abbiamo qui un Giovanni Battista, uno degli ultimi dipinti di Leonardo,
grande esempio della perfezione della tecnica dello sfumato nella quale era diventato molto bravo. Leonardo trascorrerà gli ultimi anni della sua vita ospite del re di Francia nel castello di Amboise. In questi ultimi anni realizza questi strani disegni che rappresentano uragani che sconvolgono la natura. Sono disegni legati alla fine del mondo che lui accompagnò con 117 versetti di tipo apocalittico. Leonardo morì appunto in Francia, nel castello di Amboise, il 2 maggio 1519. Pochi giorni prima della sua morte, chiamò al notaio 5 testimoni, il suo grande amico Francesco Melzi, e fece testamento. È un testamento molto particolare che ci rivela un Leonardo inedito, un Leonardo uomo del suo tempo, impregnato della fede cristiana. Infatti, scrive che vorrà essere portato nella chiesa di San Fiorentino, forse a ricordare la sua amata Firenze, le sue origini. Vuole che al corteo funebre ci siano 60 poveri con una torcia in mano, forse a ricordare l'umiltà delle sue origini, la madre Caterina, e lascia una discreta somma di denaro a tutti i suoi fratellastri. Ser Piero, infatti, dopo la relazione con Caterina, si sposò ben 4 volte ed ebbe 12 figli, tutti legittimi. Questi figli trattarono Leonardo sempre come la pecora nera di famiglia, escludendolo anche dall'eredità del padre. Lui, invece, alla sua morte, si ricordò di tutti loro. Chiese poi che dopo la morte venissero celebrate 3 messe solenni e 30 messe più semplici. E questo ci dimostra come Leonardo, al termine della sua vita, volesse veramente affidarsi a Dio, come scrisse nel testamento, alla Madonna, al Beato Michele e ai Beati e Santi del Paradiso. Al termine dell'esposizione di questa mostra, siamo molto contenti dell'affluenza che c'è stata in queste 2 settimane. In particolare abbiamo avuto moltissime classi presenti in mostra, dalle elementari alle superiori, e tutti sono stati molto contenti di poter avere una visita guidata di questa mostra. L'Associazione San Benedetto è lieta di poter portare a Cologno Monzese dei percorsi culturali di questo tipo e si augura di poterlo fare anche nei prossimi anni.